Decimati i conigli del parco Bucci dalla mixomatosi, patologia che più o meno ogni anno contagia i piccoli roditori del parco e che l'anno scorso si era riusciti a tenere sotto controllo, ma che quest'anno è dilagata esponenzialmente, molto probabilmente a causa del gran numero di portatori sani che si erano formati la passata stagione. È facile, passeggiando lungo i stradali del parco, imbattersi negli animali malati che per l'uomo comunque non costituiscono nessun tipo di pericolo di contagio. Edemi, occhi gonfi che portano l'animale alla cecità, gonfiore alla base delle orecchie e delle narici e noduli sono i segnali facilmente distinguibili di questo tipo di infezione che una volta veniva utilizzato come controllo delle popolazioni dei conigli, metodo ancora oggi attivo in Australia, e che si propaga attraverso la puntura di alcuni insetti, in particolar modo di zanzare. Attualmente il personale del comune addetto al parco Bucci sta prelevando gli animali sani per una vaccinazione preventiva da parte dei veterinari dell'azienda sanitaria romagnola nella speranza di dar vita ad un ceppo dalla forte resistenza al virus, poiché con lo scatenarsi della malattia la mortalità per questi animali è praticamente certa, intorno ad una decina di giorni dalla manifestazione dei primi sintomi. Per questo motivo è inutile alcun tipo di tentativo di cura dei conigli ammalati, anche se alcuni tentativi si stanno portando avanti con gli animali nei quali l'infezione è all'inizio del proprio ciclo vitale, avendo questi maggior possibilità di salvezza. Federico Lega per Faenza Web TV. Federico Lega per Faenza Web TV.